ho deciso di staccarmi da quella che è la skincare costosissima perché i tempi cambiano e perché sono anche molto curiosa, mi sono trovata molto curiosa di provare dei prodotti che ho visto recensiti molto bene e che posso dirvi che effettivamente sono ottimi e non si spende troppo. Allora, intanto apro il mio blocchetto dove ho messo tutti i prezzi dei prodotti più interessanti. Allora, ho visto recensiti da Luciana Luer questi due prodotti di Venus. Il siero rigenerante contorno occhi di Venus, appunto, con microinfusione di acido ialuronico, ripara le rughe del contorno occhi, riduce borse, occhiaie, illumina ed esalta la giovinezza dello sguardo. Meraviglioso questo prodotto. Vi faccio vedere come si presenta. È un siero molto ricco. Al di sotto do una crema contorno occhi e sopra applico questo siero. Probabilmente bisognerebbe fare il contrario, però questo siero rilascia una perlescenza che non so se possiate vedere attraverso il video. A parte che nutre tantissimo, ma nutre tantissimo, illumina proprio la zona qua del contorno occhi. E non si vede niente, perfetto. E quindi, dato dopo la crema, dà un'illuminazione bellissima al contorno degli occhi. Poi nutre ed ho visto tra la crema e questo siero veramente una differenza incredibile. Venus, casa che lemata. Poi l'altro che sto usando oramai da tempo con degli effetti veramente belli sulla pelle è il siero Venus Intensive, concentrato antirughe e rassodante, combatte l'invecchiamento cutaneo, ridensifica e rassoda i tessuti, contrasta i rilassamenti, previene e riduce la formazione delle rughe. È una bomba, è una bomba! Io lo uso nella versione strong, cioè 4 gocce al mattino e 4 gocce alla sera prima della crema abituale. È leggermente appiccicoso all'inizio, poi assorbe molto bene. Io questo siero qua non credo che mi mancherà mai perché non pensavo fosse così potente e invece mi devo ricredere. Ottimo prodotto, ottimo! E ho voglia di provare altri sieri di Venus. Allora, io questi li ho presi, questi due prodotti li ho presi su Farmacosmo che ha dei prezzi meravigliosi. Li ho trovati anche nel mio supermercato, ma il siero occhi al supermercato dove vado io costava 16,70 euro. Io su Farmacosmo l'ho pagato 8,38 euro. Il siero viso al supermercato dove vado costava 24 euro, su Farmacosmo 13 euro. Io vi scriverò il link qui sotto di Farmacosmo così andate a darci un'occhiata. Io ho fatto l'acquisto su Farmacosmo perché, non volendo entrare nelle farmacie della mia città, ho acquistato delle cose che mi servivano e ho risparmiato parecchio, come il collirio perché ho l'allergia da stagione e vi posso dire che ho risparmiato 7 euro sul collirio che io compro abitualmente. Poi ho comprato il bagnoschiuma per il mio cane che soffre di allergie, ci ho risparmiato 6 euro. Quindi, già che c'ero, ho acquistato anche queste cose. Poi, sempre sul sito, ho acquistato due smalti di
rimmel, quelli che si asciugano in 60 secondi. E posso dirvi che questo non è il mio genere perché rimane fluorescente ed è il numero 924, credo. Comunque gli smalti li ho pagati 2,40 € e costano molto di più, ma questo qua che ho sulle unghie adesso, che è questo, mi piace tantissimo ed è il 323. Credo che il numero sia questo, perché non so dove leggerlo. Comunque, eccolo qua. Poi vi segnalo questo che invece l'ho preso nel supermercato. Volevo un esfoliante viso meccanico, sentivo proprio la necessità di microgranuli sulla pelle, ma non volevo spendere un rene, e ho preso questo di Erboristica Atena, olio e granuli argan, peeling face, idratante e purificante. È mi ci trovo bene, non posso dire che è meraviglioso perché ne ho provati sempre di economici ma migliori, come quelli di Natura Siberica, e mi riferisco a quello per pelli mature, però mi piace anche questo. Ha dei microgranuli, è una pasta ricca ma non molto ricca, i granuli sono molto molto sottili, si avvertono sul viso, la pelle è bella fresca una volta che sciacquate. Io questo l'ho pagato 4,37 €. Comunque una valida alternativa ad un esfoliante più costoso, buono. Poi ho finito la mia crema mani solita, la GL1 Made in Salve, che io prendo in farmacia a 6,50 €. L'ultima volta che l'ho presa ho pagato 6,50 €. Questa è magica per me perché vi salva mani e piedi nel giro di 3 giorni, mani e piedi da Cenerentola. Non l'ho però messa nel carrello di Farmacosmo, potevo mettercela perché anche questa era scontatissima, perché comunque nel frattempo, quando ho preso questo al supermercato, mi sono presa la Laven crema cold cream mani, che è buonissima anche questa per le mani secche delle mani, è favolosa. Oltretutto questa secondo me ha un profumo migliore, ma poco importa, in questo caso è molto efficace. Già che ero al supermercato, io vi segnalo questo perché mi piace tantissimo ed è Tesori d'Oriente Ayurveda, 1,69 €. Lo tengo in doccia, è un profumo freschissimo, buonissimo, sa di limone, sa di agrumi, sa di fresco, di pulito, ed è anche pieno d'acqua. Mi è piaciuto tanto, mi piace veramente tanto questo qua, vedete? Veramente tanto. E sempre al supermercato, pagato meno di 1 € perché era in offerta, ho preso questo Nivea Creme Soft doccia crema, olio di mandorla, fragranza delicata. A me piace il profumo di Nivea, mi piace la texture di questo bagnoschiuma e la profumazione è meravigliosa, sa proprio di Nivea mandorlata. È molto delicato sia come profumazione che sulla pelle, ve la lascia bella, bella morbida. I prodotti Nivea a me piacciono, mi piace l'odore, mi piace la sensazione sulla pelle, prodotto che consiglio proprio. Un altro top che ho preso in offerta è questo mascara. Questo mascara è il Paradise Ecstatic, è un mascara waterproof dell'Oreal che io ho pagato 7,70 € e mi piace tantissimo, ma tantissimo. Waterproof perché? Perché come vi ho detto io soffro di congiuntiviti, quindi capita che mi può lacrimare l'occhio,
E con me vanno bene i waterproof perché almeno non me li trovo spantegati sotto o appiccicati sopra. Questo è bellissimo, è nero, infoltisce le ciglia, le allunga e lo strucco anche bene con lo struccante bifasico, ovviamente uno struccante bifasico, e quindi lo promuovo e lo consiglio se anche voi avete problemi di lacrimazione degli occhi. L'altro è un acquisto che ho buttato nel carrello di Farmacosmo ed è questo rossetto molto bello, che è quello che indosso, che è il Rimmel 200 Blush Touch, che io l'ho visto recensito da Giulia Cova e mi è piaciuto tantissimo. Eccolo qua. Molto idratante, molto luminoso. Molto profumato, ah, sa di frutta, è buonissimo il profumo di questo rossetto. Questi so che al supermercato dove vado io costano sulle 11-12 euro, sul sito 8 euro. Quindi io vi lascio il link qui sotto per andare al sito di Farmacosmo e spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere tutto quello che volevo farvi vedere, vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona vita.